Manca ufficialmente un mese a Natale. Probabilmente avrete già acquistato la vostra copia di The Holiday Planner, ma se non l'avete ancora acquistata, questo è il momento giusto, perché The Holiday Planner non è solamente un planner per pianificare le feste, ma è il planner che ti aiuterà a semplificare le tante cose da fare durante questo mese, a avere una visione chiara delle attività e delle cose che vorrai fare durante il mese di dicembre e per viverle appieno. La cosa bella di The Holiday Planner, tra l'altro, è proprio che contiene un posto dove tenere traccia di tutti i tuoi ricordi, per stampare le tue fotografie, per profumarlo di cannella o del profumo che per te ha il Natale. Per cui iniziamo subito a pianificare il mese più impegnato di tutto l'anno. Sono Valentina Vigato, Professional Organizer, e qui vi aiuto a semplificare la vostra quotidianità e la vostra vita grazie all'organizzazione di casa e alla semplificazione delle tante cose da fare nell'arco della tua giornata, ma anche e specificamente durante il mese di dicembre. E proprio per questo ho creato The Holiday Planner. Ti lascio il link qui sotto se ancora non hai preso la tua copia, ma iniziamo subito a vedere come pianificare il tuo mese. Fino a qui abbiamo buttato giù le basi delle tante cose da fare, ma se ancora non hai seguito la timeline, perché io ho lasciato una timeline all'interno del planner con tutte le cose da fare nelle settimane precedenti, per cui se ancora non hai fatto niente, non ti preoccupare. Qui a fianco io ho già segnato quante settimane mancano a Natale. Oggi precisamente mancano 4 settimane a Natale, per cui niente panico, la cosa da fare in questo momento è segnare le cose che volete fare durante queste feste, ovvero segnate gli appuntamenti, segnate le cose belle che volete fare. Io lo segno a matita perché non si sa mai. Quindi iniziamo il 25. Il 25, so già che ci sarà il pranzo di Natale da noi, quindi non c'è scampo. Mettiamo la penna. Il 25 siamo sicuri che ci sarà il pranzo di Natale da noi, per cui iniziamo a segnare gli appuntamenti fissi, ovvero altri appuntamenti che so essere fissi, il 20 è l'ultimo giorno di scuola, ultimo giorno scuola. Il 21 so già di avere un incontro a Bologna con degli amici e il 22 ci sarà un evento al quale dovrà partecipare Sole, quindi segnate tutte le attività che avete da fare. L'8 quest'anno cade di domenica, per cui non ci sono ponti e poi so che il 28 partiamo. Quindi queste sono le attività fisse, già fissate del mio mese di dicembre. Altra cosa che, come avete visto, faccio ogni mese è andare a segnare i video che usciranno durante il mese di dicembre. Quindi questi sono i giorni in cui usciranno i video, non vi metto i titoli per non farvi spoiler. Però adesso andiamo a vedere quali sono le cose che richiedeva la timeline fino ad ora. Quindi inizia a pensare ai regali, se trovi qualcosa già da portarti avanti. Abbiamo già iniziato a prendere i regali. Ho già iniziato a fare anche il budget di Natale e però non abbiamo ancora messo a calendario le feste. Non ho ancora organizzato nessuna festa per il periodo del
di Natale, se non questa del 25 e l'incontro con gli amici a Bologna. Per cui una cosa sicuramente che voglio fare, la mettiamo però a matita perché devo raccogliere un po' di informazioni, mancano pochi giorni per cui vedo se riesco a farla, e è il 7 mi piacerebbe, una pericena con gli amici. Poi il 30, cioè questo weekend, non so se avete capito, ma questo weekend c'è l'evento dal vivo. Ok, segniamolo, importantissimo. L'evento dal vivo questo weekend ci permetterà di vederci dal vivo. Lo segno. L'evento dal vivo ci permetterà di vederci insieme e pianificare il nostro 2025 tramite una vision board che creeremo insieme proprio il giorno, proprio sabato prossimo. Ci sono due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio, e ci permetterà proprio di avere del tempo da trascorrere insieme. Guia, la nostra ospite, ci preparerà un buffet la mattina e uno al pomeriggio, per cui sorseggeremo qualcosa insieme e avremo la possibilità proprio di mettere nero su bianco i nostri obiettivi, creare la vision board per il nuovo anno e finalmente raggiungere i nostri obiettivi nel corso dell'anno nuovo. Quindi vi aspetto, se ci sono ancora dei posti vi lascio il link qui sotto, non vedo l'ora di vedervi dal vivo e abbracciarvi tutte. Purtroppo Guia a This is on B&B ha un piccolo spazio per cui abbiamo dovuto fare un incontro a numero chiuso, per cui se ci sono ancora dei posti liberi vi lascio il link qui sotto per prenotare il vostro posto per sabato 30 novembre. Mi lascio un weekend libero per goderci le feste ed il relax di questo periodo. E poi il weekend successivo si parte subito. La timeline del Natale prevede che 4 settimane prima facciamo l'albero, decoriamo la casa e quant'altro, e potrebbe essere esattamente domenica prossima. Per cui se ancora non l'hai fatto sei tranquillamente in tempo, anzi fammi sapere quando ti piace decorare per il Natale. Io di solito cerco di farlo un pochino prima, proprio perché so di trovarmi a ridosso, e il fatto di trovarmi a ridosso con le festività poi mi fa fare le cose sempre più di corsa, e quindi noi in realtà abbiamo decorato e fatto l'albero il weekend appena passato, ma tu tranquillamente sei ancora in tempo sia il prossimo weekend ma anche il 7 o l'8, dimmi appunto quando ti piace decorare per Natale. 3 settimane prima è poi il momento per iniziare a fare la spesa e a preparare tutte le cose per aperitivi, feste e quant'altro, per cui durante la settimana appunto mi metto un promemoria. Di prendere le cose per l'aperitivo. 2 settimane prima fai la spesa per la dispensa di Natale e le cose che andranno in freezer, spedisci i regali, organizza i regali per le maestre e quant'altro, quindi finalizza regali. Poi ci mancano appunto solo la vigilia di Natale e il giorno di Natale, per cui il 23 è un pochino più rilassato, il 24 e il 25, perfetto. Direi che le cose più importanti sono state messe giù, quindi questa settimana magari finisci decori, invita amici e manda inviti. La prossima settimana prendi tutte le cose per organizzare la pericena e fai la pericena, finalizza i regali di Natale, fai la spesa di Natale e poi siamo pronti in dirittura d'arrivo per goderci il nostro Natale senza stress. Anche qui vi faccio vedere la pianificazione di una settimana, facendovi vedere come organizzo questa settimana. È già segnato l'evento dal vivo di sabato, ma inizio a segnarvi tutte le cose di questa settimana, ovvero in alto, come avete visto nel video precedente, segno
tutte le attività che escono in automatico nei miei social. Ma voi potete scrivere qualsiasi cosa, potete scrivere il menu plan, potete scrivere le attività che volete fare per occuparvi di casa, potete scrivere i vostri appuntamenti di lavoro o tutto quello che volete. Una frase di motivazione, come volete. E questo è il video che esce su YouTube. Quel giorno lì poi su Instagram esce anche un reel. Poi domani uscirà un carosello e mercoledì arriva la voice letter. Giovedì esce un video su YouTube e facciamo la diretta del giovedì sempre alle 14:30, mentre venerdì esce un reel. Poi la parte sotto la dedico agli appuntamenti, quindi alle 10 lunedì oggi ho visto Chiara, vedrò, io lo giro in anticipo questo video, il mercoledì come sempre avete visto ormai alle 13 vado a prendere Sole per il suo appuntamento che poi facciamo alle 14. Non vi ho segnato il mese scorso tutte le attività che facciamo durante le nostre serate, quindi il lunedì sera abbiamo il ballo, il martedì abbiamo alle 19 la cena di famiglia, vuol dire con tutta la famiglia riunita, il mercoledì alle 20 ho danza classica, sì perché faccio danza classica, volete saperne di più? Ne parliamo, è una novità. Mi piace tantissimo. Il giovedì è una serata tranquilla ci sta ogni tanto. E il venerdì alle 18 Sole alle sue attività, per cui poi io e il Franz facciamo aperitivo. Direi che ci siamo con gli appuntamenti. Tutto il resto poi della settimana vado a dedicarla alle cose da fare, tutto il resto dello spazio vado a dedicarlo alle cose da fare concretamente, quindi non alle cose che escono in automatico, non agli appuntamenti che mi richiedono del tempo, ma alla vera to-do list di quel giorno. Quindi se sabato 30 c'è l'evento dal vivo, sia il 28 che il 29 party prep, e non c'è niente da dire, nel senso, quello è da fare, fine. Queste giornate qua invece probabilmente saranno dedicate a giro video per il mese di dicembre, ma ancora non lo so, effettivamente è un po' presto adesso quando sto girando questo video. Io giro sempre in anticipo proprio per permettermi di fare le cose con calma. Bene, questo è tutto quanto io faccio per la pianificazione del mese di dicembre, poi naturalmente settimana dopo settimana andrò a compilare il mio planner settimanale e non vedo l'ora di compilare The Holiday Planner con le ricette che voglio sperimentare quest'anno. Sicuramente saranno ricette un po' diverse dal solito proprio perché quest'anno sto seguendo un'alimentazione un po' particolare, per cui tutte le ricette che sono qui io in realtà non le sto seguendo, ma un'altra cosa che non vedo l'ora di fare è proprio stampare finalmente le foto di questo Natale e attaccarle nello spazio diario di The Holiday Planner, proprio perché avere un ricordo cartaceo di queste feste sarà davvero una cosa preziosa, proprio come ricordo da portare con noi nel corso degli anni. Bene, io direi che questo è tutto per come pianifico il mese di dicembre. Spero di avervi dato un po' di visione aerea proprio di quello che vuol dire pianificare e semplificare la pianificazione durante le feste o comunque durante questo periodo che è molto stressante. Mettere giù per prime le cose importanti e andare a pianificare gli eventi a cui si vuole partecipare e di conseguenza poi decidere tutte le altre attività che vogliamo fare in questo periodo
è davvero importante per sapere anche come orientarci in questo mese molto caotico, spesso molto caotico. Io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, escono due nuovi video il lunedì ed il giovedì, come avete visto dal piano mensile. Qui sotto in descrizione trovate il vostro link per acquistare The Holiday Planner e The Essential Planner, che invece è il planner che vi guiderà per tutto il 2025. Vi ricordo che se acquistate The Holiday Planner riuscirete a partecipare il 23, anzi non l'abbiamo segnato, segniamolo, il 23 di dicembre. 23 dicembre ore 21 potrete partecipare al workshop gratuito ed esclusivo per chi ha acquistato The Holiday Planner, nel quale creeremo insieme la vostra vision board per il 2025. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!